Salve, quello che vi presento oggi è un oggetto un po' strano che veniva usato negli anni 70-80 per risparmiare sul prezzo della pellicola. Si compravano i rulli a metri. C'erano scatole da 17, da 30 e da 60 metri. Questa è una bobinatrice. Z è la marca, quella da 60 metri, con un rullino, con un rotolo da 17 metri si potevano fare una decina di rullini a un prezzo quasi la metà di quello del rullino vero e proprio comprato in negozio. E si poteva trovare sia pellicole in bianco e nero, sia diapositive a colori. E il gioco era questo: tutto veniva fatto al buio. I rocchetti, i rullini all'epoca si potevano aprire. I più facili da aprire erano i Ferragna, i Kodak, gli Agfa e gli Ilford. Un po' meno forse i Kodak perché erano più sigillati degli altri. Il procedimento era questo: si apriva il rullino e ci si metteva già la parte centrale, il rocchetto vero e proprio, con già predisposto un pezzo di nastro adesivo, e lì si disponeva in modo da ricordarsi tutto com'era al buio. Ecco, l'attrezzo è questo. Questo è il serbatoio vero e proprio su cui veniva messo il rocchetto, il rullino grosso. Lo si faceva passare tra questi due feltri. L'unico problema era quello di tenere molta pulizia, perché sennò la pellicola veniva rigata. Ok. Montato il rocchetto, il rullino della pellicola al buio, sporgeva questo centimetro o due e si poteva attaccare al buio il rocchetto. E quindi questo pezzo di pellicola veniva attaccato qua. Poi si chiudeva e quindi questo restava dentro. Adesso c'è la pellicola che rompe le scatole, ma fatto così si rimontava il tutto. Ecco qua. A questo punto il tutto poteva essere fatto alla luce del giorno. Qui c'è una scaletta con giri e fotogrammi, 8 giri, 6 fotogrammi, e si andava avanti, 30 giri, 36 fotogrammi, e quindi si cominciava a girare, a bobinare contando i giri. La pellicola da 36 pose era circa 1,60 m, e se si volevano ovviamente qualche rullino più corto, che solitamente veniva l'ultimo, restava o più corto o un po' più lungo, a seconda se uno si era distratto a contare o meno. Ecco, questo era il sistema per riuscire a risparmiare sulla pellicola, soprattutto quando si facevano molte foto, soltanto per il formato 35 mm, ecco. Altri formati non ce n'erano. Questa è la bobinatrice per i 60 metri, che ovviamente poteva essere utilizzata anche per i 30 metri e per i 17 metri. Il vantaggio del 60 metri è che la pellicola veniva a costare abbastanza poco rispetto al costo del rullino vero e proprio, e quindi questi rullini venivano riutilizzati più volte, sempre stando attenti a non fargli prendere polvere sul feltro, altrimenti erano righe per tutta la lunghezza della pellicola. E questo è un altro degli aggeggi utilizzati anni e anni fa. Grazie.
Grazie per la visione, a una prossima macchina.